SIGEP 2023, siamo allo stand di Marco Farine, ma anche pinza romana, ma anche tante altre cose. Ne parliamo con il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda, Alberto Di Marco. Alberto, sei il benvenuto. Grazie, grazie, siamo molto contenti di essere qui al SIGEP a presentare i nostri prodotti. Insomma, noi siamo conosciuti per essere l'azienda che ha inventato la pinza nel 2001, ma siamo soprattutto conosciuti per essere un riferimento per l'innovazione, per la continua innovazione e per la qualità dei nostri prodotti. Quindi qui in fiera stiamo presentando le ultime novità del mondo pinza, che noi ovviamente copriamo sotto tutti i settori, dalle farine per pinza alle basi di pinza surgelate per il food service, ma anche quelle fresche sia per il food service che per il retail. Veniamo da un anno estremamente positivo, il 2022 è stato estremamente ricco di successi, l'azienda è cresciuta tantissimo, ha portato la sua presenza internazionale in oltre 60 paesi, quindi siamo estremamente contenti dai risultati della pinza, ma non ci fermiamo, non dormiamo sugli allori. Quest'anno sarà un altro anno estremamente importante per noi, apriremo un nuovo stabilimento produttivo che andrà a quadruplicare la nostra capacità produttiva. Stiamo presentando nuovi prodotti, quindi miscela per pinza multicereale, e i prodotti senza glutine, perché abbiamo aperto anche un'azienda senza glutine dove andiamo a proporre la bontà, la qualità, la leggerezza della pinza anche a chi è intollerante al glutine o allergico al glutine. Non abbiamo detto però in un minuto qual è la storia dell'azienda. Beh, l'azienda parte da mio padre Corrado negli anni 70. Lui ha fondato questa azienda con l'obiettivo di andare a proporre delle farine per produrre una pizza più leggera. Uno dei nostri brand più storici è Pizza Snella, no? Quindi del 1981 addirittura, dove già dava il segnale che era la linea guida dell'azienda, quella di fare prodotti leggeri, digeribili e destinati a un consumatore molto attento a questi aspetti. Nel 2001 l'invenzione della pinza, che ha cambiato la nostra vita, ma che ha cambiato il mondo della pizza, perché adesso è in tutto il mondo, insomma, veramente è stata l'unica vera innovazione nel mondo della pinza degli ultimi 20-30 anni. È un prodotto eccezionale che ci sta facendo crescere in tutto il mondo e che ci siamo divertiti a declinare nelle varie sfumature durante il tempo, quindi la miscela della farina, le basi artigianali dell'originale pinza romana fatte tutte a mano, ogni singolo pezzo dei nostri artigiani pinzaioli nel nostro stabilimento di Roma, presente anche in GDO con la nostra proposta per utilizzarla a casa, insomma pinza è diventata anche sinonimo di famiglia, di aggregazione, e con tutte le ultime novità, insomma, come dicevo, la miscela multicereali, la miscela senza glutine, quindi veramente la pinza è diventata un prodotto per tutti e tutti possono degustare la bontà della pinza romana. Voi siete nel Lazio, ma siete diffusi su tutto il territorio italiano con dei distributori. Per tutti coloro che vorrebbero avere dei rapporti commerciali con voi e quindi cercare di mettere in vendita il vostro prodotto, porre in distribuzione il vostro prodotto, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto diretto con voi? Assolutamente, Di Marco ovviamente è il leader assoluto della pinza non solo in Italia ma in tutto il resto del mondo, abbiamo una copertura capillare in tutta Italia e quindi potete fare arrivare le vostre richieste a info@dimarco.it e saremo contenti di aiutare con la vostra richiesta non solo per la fornitura del prodotto ma anche con l'assistenza tramite la Pinza School per le farciture e per la lavorazione del prodotto. E allora noi andiamo a soddisfare anche la nostra curiosità per assaggiare le nuove miscele, i nuovi prodotti della Di Marco in fatto di pinza. Che cosa ci fai assaggiare, Alberto? Vi faccio assaggiare tutta la nostra gamma di prodotti con la consapevolezza che la pinza è un prodotto talmente gustoso, leggero, digeribile e salutare che potete mangiarlo senza sensi di colpa.